Giulio Gaudiano dal Festival del Web Marketing a Roma, sono in compagnia di Chiara Storti, grazie Ciao. Chiara di essere venuta. Volevo chiederti, hai fatto uno speech sul pay per click, dal momento che molte piccole attività, aziende di media grandezza avrebbero il desiderio di avventurarsi in una campagna sul social advertising, o sono rimaste scottate da esperimenti che hanno fatto in passato in cui hanno messo lì il budget e se lo sono visto sparire certo. dall'oggi al domani. E il tuo speech si chiamava "Come strutturare una campagna pay per click che funziona". Allora, come strutturare una campagna pay per click che funziona? Beh, guarda, l'ideale è stato proprio portare questo caso per far vedere effettivamente che in questo caso AdWords, nello specifico quindi Google, e l'advertising su search è un qualcosa che può portare dei risultati. Okay. Sia con budget bassi, sia con budget anche alti o medio-bassi, può comunque portare quel risultato proporzionato al budget che si investe. Spesso il cliente è scottato da esperienze, come dicevi tu, passate. Può essere successo che con i vari bonus di Google abbia provato a farsi la campagna AdWords perché c'è una procedura guidata, sembra tutto molto semplice, okay. ma a volte non è così semplice come sembra. Serve una strategia, serve una pianificazione, bisogna puntare all'obiettivo e fare una strutturazione specifica per arrivare a questo obiettivo. Strutturazione che sa fare ovviamente chi se ne occupa quotidianamente o comunque chi se ne occupa professionalmente. Quindi il primo consiglio è non fate le cose da voi, ma se avete un bonus andate da esatto, un professionista. Esatto. Okay. Fatti strutturare una campagna da chi lo sa effettivamente fare, perché è veramente deprimente poi vedere che i nostri soldi, soldi investiti in qualcosa di pubblicitario che dovrebbe portare un qualcosa, dovrebbe essere un investimento e non una spesa, diventa solo una spesa. Okay. La spesa non deve essere vista così, cioè quello è un investimento per avere un ritorno maggiore. Come posso essere in controllo di questo ritorno sull'investimento? Perché io da azienda che investe in una campagna di search advertising vedo l'importo della fattura che mi fa il consulente, però molte volte non riesco a vedere l'altra parte, cioè il riscontro. Come si misura? Si può misurare? I modi per misurarla sono veramente molti e lì sta anche l'abilità del consulente che ti sta seguendo in questa campagna advertising. Se tu punti ad un obiettivo, questo obiettivo deve essere definito, deve essere strategicamente raggiungibile e deve essere misurabile. È lì che fa la differenza. Io devo poter misurare gli obiettivi e quindi farti vedere che investendo in questa campagna hai raggiunto l'obiettivo in questa misura. Riesco a darti proprio anche il costo di acquisizione magari di singolo cliente. Okay. Vuoi trovare un nuovo cliente, vuoi trovare dei nuovi contatti, vuoi avere dei feedback. Io riesco a misurare questi feedback, il numero di feedback, e proporzionato al budget investito riesci anche a capire quanto spendi per averli. Certo. È lì che fa la differenza. Quindi mi stai dicendo di non comprare campagna a scatola chiusa della serie che pensi mi paghi la fattura e poi ti do visibilità. La visibilità è un'altra cosa, il branding è qualcosa di meno misurabile che però si può valutare comunque nelle visite al sito. Aumentano le visite al sito, aumenta la frequenza di visita al sito, aumentano i visitatori nuovi piuttosto che i visitatori di ritorno, aumenta la profondità di visualizzazione del sito. Vedi che comunque il tuo brand viene percepito in modo diverso, è comunque anche quello un qualcosa di misurabile. Non sono magari numeri così specifici come un contatto, però è un qualcosa che si misura a volumi. Qual è un budget di partenza sul quale si possono fare dei ragionamenti per dire ok, ho messo questo budget, ho avuto dei risultati, è abbastanza per poterlo valutare a livello statistico e valutare un secondo investimento? Questa è una domanda abbastanza difficile, non è stabilibile un budget specifico. Si può stabilire l'obiettivo da raggiungere e con un bravo consulente puoi stabilire qual è il budget minimo da investire per ogni singolo obiettivo. Perché ovviamente, come nel mio pay per click, facevo l'esempio dell'abito cucito su misura. Per cucire un abito su misura bisogna vedere anche che tipo di abito vuole una persona. Okay. Vuoi un paio di pantaloncini a bermuda per andare a fare il bagno, ti costano un tot. Vuoi uno smoking, ovviamente il prezzo cambia. Dipende da qual è l'obiettivo. Come faccio a scegliere un consulente AdWords? Molte volte ho ricevuto delle email di persone che si propongono. Dove me lo vado a cercare e come faccio a decidere se Tizio è meglio di Caio? Beh, allora lì può essere per conoscenza,
per passaparola, puoi sapere chi ti parla bene di un referente, però anche lì non hai una garanzia. Puoi andare a guardare invece i casi di successo nel web, puoi andare a vedere il suo curriculum, le sue esperienze fatte, quello che lui porta come comunque esperienza, e poi lo vedi anche, secondo me, da come si approccia a te come cliente. Okay. Cioè, già che ti proponga di fare una campagna, vabbè, facciamo una campagna AdWords, mi investi 300 euro. Sì. Dove, come, perché? Deve darti, dimmi qual è il tuo obiettivo, cosa vorresti ottenere? Oltretutto, ti conviene fare una campagna AdWords oppure no? Il bravo consulente ti può anche dire, no, guarda, in questo caso per te non va bene una campagna AdWords, è meglio sfruttare un'altra tipologia di azione di web marketing. Quello, secondo me, è il bravo consulente, quello che ti guida passo passo per raggiungere l'obiettivo. Quanto conta nella scelta del consulente il fatto che abbia la certificazione da parte di Google o meno? Bella domanda. Io ce l'ho, però secondo me conta poco. Okay. Conta poco perché comunque è una certificazione abbastanza semplice. La fai dopo anche qualche anno di esperienza, oppure adesso ci sono anche dei corsi o altro, puoi studiarti semplicemente la teoria, però a volte per essere un bravo consulente la teoria non basta, ci vuole la pratica, ci vuole l'esperienza. Se tu non hai tutta questa esperienza, non hai, come nel caso che ho presentato, non hai la carta da giocarti di intuito ed esperienza per i casi magari borderline, casi limite, e lì ti trovi in panne. Cioè, sì, certificazione c'è, è bella, c'è il quadratino, c'è l'iconcina, però non è un elemento, secondo me, distintivo. E nel valutare l'investimento del budget tra lo stretto budget pubblicitario e la consulenza, molti clienti che sento mi dicono, guarda, io sono rimasto deluso perché mi hanno chiesto 2000 euro, però sono stato fregato perché ho visto che in pubblicità vera e propria su AdWords erano state messe solo 1000 euro e queste altre 1000 dove sono andate a finire? Allora, che valore ha il know-how di un consulente nel destinare questo budget e che rapporto c'è sul 100% di budget tra budget strettamente pubblicitario e consulenza? Allora, lì ci sono varie scuole di pensiero. C'è il consulente che ti fa il pacchetto unico, come hai detto, quindi un po' è consulenza, un po' sono click, non sai di preciso quale dei due è la misura preponderante. C'è il caso del consulente che magari ti prende anche una commissione sull'obiettivo raggiunto, e quello è un altro esempio, okay. Fa sia la consulenza sia una commissione sull'obiettivo raggiunto. Io ad esempio lavoro in un modo diverso ancora, tu cliente investi quello che vuoi su AdWords, te lo fatturi sulla tua carta di credito, puoi fare un prepagato oppure un consumo e vediamo assieme qual è la situazione migliore per te. E a me paghi solo la consulenza, cioè vuoi fare una campagna da 2000 euro, vuoi farla da 5000, vuoi farla da 200, io comunque investo un tempo e per me va bene essere pagata per quel tempo, indipendentemente da quanto investi. Poi tu investi di più, ottieni di più, io sono contenta per te, però il mio tempo, la mia consulenza è quella. Ok, fai il lavoro un po' del meccanico, metto a punto la macchina, poi a seconda di dove vuoi andare metti benzina. Esatto. Giriamo un po' il punto di vista, immaginiamo di avere davanti dei ragazzi che hanno una passione per il web marketing, per il web, vogliono iniziare il percorso professionale che nel quale tu stai di consulente AdWords, ma non sanno da dove iniziare. Allora, qual è un percorso formativo? Ci sono dei corsi, dei libri che consigli, delle strade o delle esperienze da compiere per riuscire a poter dire io sono un professionista del web marketing e del social advertising? Le strade sono, anche qui sono varie. In Italia percorsi formativi scolastici non ce ne sono moltissimi proprio mirati al web marketing, siamo ancora un po' indietro su questo. Okay. Però comunque la qualità dei corsi, degli eventi anche sul territorio nazionale sono molti, quindi ci sono parecchi eventi, ci sono parecchi corsi. Anche lì guardiamo, come per il consulente, la qualità di questi corsi, cerchiamo delle recensioni, cerchiamo come vengono visti, cerchiamo il valore aggiunto che possono dare questi corsi. Consigliane uno tu. Ah, Web Revolution. Ok, Web Revolution. Giustamente, Web Revolution per me è un'ottima base di partenza, anche solo per fare una panoramica, per capire. Devi avere qualche formazione di base, un po' di informazione serve. Ci sono parecchi libri di vario genere. Io consiglierei di leggerne più di uno. Io divoro i libri, ma comunque avere una panoramica generale sui possibili libri e vedere come vengono presentati i casi ti dà comunque un know-how di partenza sufficiente a poi sviluppare quella che è la tua formazione. E dopo conta moltissimo l'esperienza. Parti in una web agency, prova come apprendista, prova come stagista, fai la tua esperienza sul campo. È fondamentale fare esperienza sul campo. Benissimo. Chiara, grazie di aver condiviso con noi queste informazioni. Ciao e alla prossima. Ciao.